Ok ragazzi, oggi finalmente facciamo una bella margotta su questo olmo gigantesco. Questa operazione ci servirà per andare a creare un piede della pianta migliore per il prossimo anno. Ho deciso di intervenire in questo modo perché, come vedete, il nebari è difettoso, sembra quasi che la pianta stia appoggiata sopra questo pezzo di legno qua. Sinceramente la cosa non mi piace, voglio per forza a tutti i costi tirar fuori una pianta che sia proprio il massimo del suo potenziale. Come vediamo ragazzi, la pianta sta molto bene, è partita forte quest'anno e quindi possiamo fare il nostro lavoro senza problemi. Forse c'è qualche problema per quanto riguarda le formiche dentro, perché ho notato che soprattutto qui inizia a buttare fuori un po' di segatura e può darsi che ci sono termiti, formiche, qualche animale che ha voglia di storia. Questo però non mi ferma, non mi interessa, vado a fare la margotta, così il prossimo anno, quando poi andrò a staccare la pianta dalla pianta madre, che soprattutto avrà un valore molto molto più alto della pianta attuale, perché avremo una pianta che parte, che sembra veramente attaccata al terreno. Per fare questo lavoro mi sono già preparato un bel vaso tagliato, ok? Ho tolto praticamente il fondo e praticamente andremo a inserirlo in questa posizione qua e poi riempiremo di substrato in modo da fargli fare radici nel taglio dove andremo a fare, in modo da creare già un vaso superficiale dove possono andare già le radici nuove. Quindi anche questa volta useremo il metodo CB, perché secondo me è il migliore. Praticamente abbiamo meno pugnette, perché non c'è bisogno di fare sacchetti, di fare legature strane, e in più riusciamo anche a mantenere la pianta già nel suo contenitore, quello normale, dove poi andiamo a sviluppare tutte le nostre nuove radici. Quindi semplicemente riempiamo di substrato e la pianta inizierà poi a colonizzare tutto il nuovo substrato sotto. In più, per fare questa operazione andremo anche a dare un po' di ormone radicante dove faremo il taglio. Però prima di iniziare, secondo me è buona cosa andare ad inclinare la pianta come poi deve venire, perché così abbiamo la possibilità di fare il taglio e di tenerlo già orizzontale, e quindi ci sarà secondo me d'aiuto per far sì che poi escano fuori tutte le radici e che non abbiamo poi problemi da nessuna parte, o almeno così speriamo. Ok ragazzi, questo è un lavoro da fare sicuramente in due, perché così abbiamo un pochettino di aiuto, però meno male, ci si arrangia sempre nella vita, no? Avendo cambiato l'inclinazione fin da adesso, ci sarà sicuramente d'aiuto per andare a fare la margotta meglio, perché sennò poi il vaso che andiamo a posizionare doveva stare in obliquo, quindi non era una buona cosa. Invece così, bene o male, riusciamo già ad essere più facilitati al 100%, secondo me. Ok, prima di fare il taglio facciamo un'altra prova per vedere se il vaso va ancora bene col cambio di inclinazione, e devo dire proprio di sì. Perfetto, ci siamo. Sicuramente verrà fuori un bel lavoretto. Bene, iniziamo col togliere questa radice qua, perché è veramente brutta, praticamente è una radice aerea e sinceramente dà solo fastidio, non ci serve, deve essere eliminata subito. Adesso andiamo ad incidere dove vogliamo che la pianta faccia le radici, ed è molto importante fare un'incisione che sia larga, almeno 3 o 4 dita, in modo che la pianta poi non vada a ricallare sopra, perché sennò non farà le radici. Quindi è fondamentale staccare completamente il corso della linfa dal pezzo sotto al pezzo sopra. E questo va fatto in tutta la circonferenza della pianta, perché se lasciamo anche soltanto un dotto linfatico, questo andrà a nutrire la parte sopra e quindi non farà le radici dal taglio. Quando ho fatto il taglio, ragazzi, vi consiglio sempre di cercare di prendere la parte che poi diventa molto molto larga. Questo vi aiuta per creare un bel nebari bello tosto, no? Quindi cercate sempre di andare proprio quando la pianta si allarga, è lì che andate a tagliare, ok? Quando incidete è buona cosa andare molto in profondità, quindi andate a tagliare tutto il cambio per arrivare
al legno, alla parte dura. Cercate di fare sempre il taglio più pulito possibile, in modo anche da non avere problemi di marciume, no? Quindi il taglio deve essere pulito e deve essere soprattutto netto. Ovviamente quando fate queste operazioni prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno. Cercate sempre di fare un lavoro fatto bene, perché poi sono operazioni dal quale non si torna più indietro. Qui dove c'è questo gnocco sicuramente verrà fuori un bel apparato radicale, perché è una parte che sporge tanto ed è una parte che mi dà molta robustezza. Ovviamente la parte sotto della pianta poi può essere sempre usata per fare un altro bonsai, però dipende sempre cosa rimane, no? Mi raccomando ragazzi, come ho già detto, fate il taglio bello netto e cercate di arrivare perfettamente dove vedete che c'è la vena della pianta, perché sennò è un problema. Poi sotto invece potete anche andare a distruggere tutto, no? Un po' alla volta se non riuscite a fare il taglio netto. Però l'importante è dare spazio a quello che c'è sopra, perché sennò poi vi fa il callo. È buona cosa ragazzi non fare potature alla pianta prima di fare la margotta. E soprattutto, come sempre, buona cosa super concimare le nostre piante fino al momento di questa operazione. Ragazzi, abbiamo distaccato la parte sopra da quella sotto, andiamo a vedere a 360 gradi la dimensione del taglio per vedere come ho fatto. Come possiamo notare, ho tagliato parecchio, sono andato proprio tre dita, ok? Ci stanno tre dita, così sono sicuro che la parte che sta sotto non si va a ricollegare a quella sopra, ok? Ho fatto questo su tutta la circonferenza della pianta, come ho già detto, in modo da essere sicuro di non avere problemi per niente per quanto riguarda il distacco. Quando fate questa operazione è molto importante pulire bene, quindi anche raschiare un pochettino il legno per togliere tutti quei peletti, perché deve essere fatto un lavoro bello pulito, non ci deve essere niente, bisogna arrivare fino al legno duro, ok? Quindi il cambio va tolto tutto, ok? Non deve rimanere niente. Adesso andiamo a dare un po' di ormone radicante che aiuta la pianta a fare le radici dal taglio. Di solito con gli olmi non c'è neanche bisogno, perché sono piante molto forti e si prestano tantissimo a questo tipo di operazione. Però dai, glielo diamo, così abbiamo un qualcosa in più che ci può aiutare, ok? Sempre meglio un qualcosa in più che un qualcosa in meno, ragazzi. Praticamente le nuove radici verranno fuori proprio da questo taglio qui. La pianta farà il callo e poi caccerà fuori le radici. Se invece tutto andrà male, la pianta sopra seccherà e ci rimarrà soltanto quella sotto, quindi è un rischio che dobbiamo mettere in conto. Però ragazzi, come sapete, io non ho problemi, preferisco rischiare e tirare fuori il 100% piuttosto che portare avanti un progetto che non mi convince, che è da modificare comunque. Quindi o tutto o niente, non me ne frega niente, o tutto o niente. Come dico sempre ragazzi, il grigio non esiste, quindi o va bene o va male per me. Quindi ragazzi, ho piacere veramente di tirare fuori una pianta super bomba, anche se poi questa pianta non era male così com'era, era soprattutto un materiale di tutto rispetto lo stesso, ok? Però io sono fatto così, voglio veramente tirare fuori il massimo che posso da ogni pianta che ho. Ok, abbiamo fatto il giro con l'ormone radicante, adesso andiamo a posizionare il nostro bel vaso tagliato. E voilà, una vera bomba ragazzi. Non c'è neanche bisogno di fissarlo più di tanto sotto, più che altro bisogna fissarlo qui, in questa posizione. Si deve chiudere, ho già fatto dei fori dove andrò a chiuderlo con del filo di rame, molto semplicemente. Questo praticamente ragazzi è un lavoro da sartoria, oppure da chirurgo, dipende un po' come ci piace a noi. Secondo me questa tecnica del doppio vaso è veramente esagerata, fondamentale per complicarsi meno la vita possibile e quindi poi per avere già una pianta che sta in un vaso, no? Quindi andremo a staccare semplicemente il prossimo anno
come se dovessimo fare un rinvaso. Quindi ragazzi, consiglio sempre di lasciare stare le nostre margotte almeno per un anno, così stanno lì, stanno tranquille. Non ha senso andare a velocizzare tutti questi processi. Ok, una volta messo il nostro rame, per andare a sigillare andiamo a stringerlo bene in modo da ricreare la forma del nostro vaso. Cercate di fare sempre dei lavori fatti bene, così non ci mettete mano due volte, è fondamentale, molto importante questa cosa, su tutto. Schiacciate in giù tutti questi pezzi di rame che vengono fuori, perché sennò c'è caso che vi bucate le dita e non è divertente per niente. Ok, adesso ragazzi dobbiamo semplicemente andare a riempire il nostro vaso come se fosse una pianta che sta in un vaso, molto semplicemente. Usiamo un substrato specifico per caducifoglie e in più sopra facciamo uno strato di rifinitura abbastanza grosso, così, di sfagno, che ci aiuta a mantenere l'umidità molto alta dentro il nostro contenitore aereo. Allora ragazzi, usiamo subito substrato specifico per caducifoglie, così quando la pianta farà le radici avrà già il suo substrato pronto, non dobbiamo fare niente, siamo a posto. Questo ragazzi è un progetto spaziale, secondo me. Se riesce diventa un mostro esagerato, ma veramente un mostro. Comunque ragazzi, vi ripeto, è importante non fare assolutamente potature prima di fare la margotta, perché la pianta prenderà le energie per fare le radici dalle foglie, ok? Quindi dalla luce del sole va giù e fa le radici, semplicemente perché le radici adesso non ci sono e quindi per ovvi motivi deve lavorare con la parte sopra della pianta. Quindi se facciamo delle potature andiamo già a indebolire la parte alta della nostra pianta, potete capire che farà molta più fatica per emettere radici e questo a noi non ci piace per niente. Dopo questa operazione ragazzi è buona cosa innanzitutto, come ho già detto, mettere lo sfagno sopra e tenere la nostra margotta all'ombra, perché non deve assolutamente asciugarsi mai. Mamma mia, tutte le piante che ho messo quest'anno nel mio substrato specifico sono veramente esplose. È come la cioccolata Lindt, ragazzi, è una bomba. È anche buona cosa perché, essendo un substrato che è granulare ed ha una struttura rigida, possiamo anche rinvasare dopo 3, 4, 5, a volte anche dopo 6 anni, ok? Perché il substrato non perde assolutamente la sua struttura e quindi mantiene sempre un ottimo drenaggio. Quindi abbiamo un risparmio di denaro in primis, in rapporto qualità-prezzo, e poi risparmio anche di lavoro, perché una volta che facciamo l'operazione, quindi il rinvaso, a quel punto siamo a posto per 4-5 anni ed è veramente una figata. Dico questo perché all'inizio, quando siamo neofiti, abbiamo voglia di mettere sempre mano, di fare rinvaso, di fare tante operazioni, no? Però a un certo punto, quando diventiamo più bravi, quindi professionisti, a quel punto dobbiamo portare avanti più progetti e quindi è buona cosa avere carta bianca praticamente, no? Quindi meno cose da fare, però più specifiche per tirare fuori dei pezzi bomba, perché sennò ci riempiamo di lavoro e di tante cose da fare, non riusciamo a concentrarci sulle piante che sono valide veramente. Ok ragazzi, abbiamo messo il nostro substrato specifico per caducifoglie, quindi abbiamo riempito totalmente il vaso anche sopra. Adesso non ci resta che fare uno strato di sfagno per andare a chiudere il tutto. Cercate sempre di fare uno strato che sia bello tosto in modo che mantenga meglio l'umidità. Lo sfagno ragazzi è molto molto buono per fare questa cosa, perché è veramente un materiale che traspira tantissimo, quindi non marcisce e non crea problemi, però è anche in grado di mantenere un sacco di umidità per tanto tempo. Quindi se usiamo sfagno di qualità possiamo avere dei risultati molto molto buoni. È buona cosa ragazzi se riuscite di andare proprio molto sopra anche al taglio, quindi anche una spanna o anche due spanne se potete, ok? Quindi se usate dei vasi che sono molto alti, secondo me è molto meglio, perché così andate proprio ad aumentare lo strato di sfagno che vi aiuterà poi a mantenere più umidità, avete più possibilità di riuscita. Però mi raccomando, mettete anche molta terra sotto in modo che quando poi le radici vengono fuori hanno tanto 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 spazio per andare a svilupparsi sotto. Praticamente il prossimo anno, quando andiamo a staccare le due piante, dobbiamo fare come se fosse un bel rinvaso, quindi più radici abbiamo sotto e meglio è. Un altro consiglio che vi do ragazzi, quando comprate le vostre piante,
sempre cercare di valutare il materiale che state comprando in un'ottica futura, anche in un'ottica di quello che potete farci. Io ho comprato tante piante in passato che erano difettose, però poi facendo delle margotte sono diventate delle piante bomba assolute e poi le ho anche rivendute a un prezzo praticamente triplo. Quindi ragazzi, è buona cosa andare a sviluppare quella capacità di immaginarsi quello che può venire fuori col tempo, perché è fondamentale il bonsai, è proprio questo. Questa cosa la imparate a fare quando avete sviluppato la visione. Quindi il consiglio che vi do è di andare a casa di persone che hanno già delle piante costruite bene, ok? Perché da lì potete vedere poi come si impostano i rami e come deve venire fuori la pianta alla fine. Praticamente vi si deve fissare in testa l'immagine di un bonsai finito. Una volta che avete quello, avete un po' di immagini di bonsai finito, nel senso anche di vari stili, potete iniziare a costruire tutte le vostre piante da soli, ok? Da soli. Ovviamente però per costruire una pianta da soli poi dovete anche conoscere tutte le tecniche, almeno quelle di base, perché se no vi mordete la coda da soli, no? Non riuscite poi a tirare fuori niente perché non avete manualità, non sapete come si fanno le cose. Quindi come sempre ragazzi vi consiglio di staccarvi prima di tutto dai vari gruppettini social, i gruppettini butta su di gente che dà consigli senza avere le piante, perché tanto non si impara così. Secondo, di andare ogni tanto a casa di un professionista vero e di andare a vedere quelle piante lì, quelle piante belle fatte bene, soprattutto di andare a vedere quando mettono mano alle piante, fondamentale, perché così si impara a fare la potatura fatta bene, si impara a fare un rinvaso, si impara a fare tante cose guardando le persone che sono più brave di noi. Perché soprattutto sui social, su internet, l'apprendimento c'è per certe cose, però comunque sia rimane sempre un qualcosa di limitato, no? Non si può fare dei bonsai della Madonna avendo visto 2-3 foto e basta, è un po' strano, no? Quindi iniziate soltanto a seguire le persone che giorno dopo giorno dimostrano di avere dei risultati tutte le volte sulle proprie piante e eliminate tutta quella cerchia di chiacchieroni, di gente che parla male, di gente che dice ah, quello non sa fare le cose, io sì, però alla fine hanno due piantine di merda, no? Praticamente queste sono persone che invece che migliorare cercano semplicemente di tirare giù gli altri per poi far credere alle persone che loro sono bravi, ma con le chiacchiere non si fa il bonsai, ragazzi. Ok amici, ho finito anche di mettere lo sfagno, andiamo a vedere a 360 gradi il lavoro svolto e vediamo che adesso c'è lo strato superficiale bello grosso di sfagno, così abbiamo finito per oggi, ok? Il prossimo step ci occupiamo soltanto di idratare tutti i giorni il vaso che abbiamo costruito sopra in modo che rimanga sempre bella umida la pianta. Facciamo questo fino all'anno prossimo, semplicemente. Ovviamente non c'è bisogno adesso di concimare perché la pianta non ha le radici, quindi non mangerebbe nulla. Quindi se volete potete dare un po' di DNA per via fogliare per andare a rinforzare quei microelementi la nostra pianta, ok? E inizieremo a concimare poi con TNT Starter Bonsai quando vedremo che la pianta inizierà a fare radici. Questo lo aiuterà a sviluppare l'apparato radicale e quindi di riempire tutto il nostro bel vaso sotto. So che molte persone non concimano le margotte, io lo faccio perché ho notato che il risultato c'è sempre stato alla stragrande. Per oggi siamo a posto ragazzi, mi raccomando, agite sulle vostre piante, è molto importante fare pratica soprattutto su piantine di basso livello all'inizio, così da acquisire quella sicurezza per fare poi dei lavori un po' più grossi su materiale più costoso tipo questo. Quindi un grande saluto ragazzi, mi raccomando, a bomba sempre. Speriamo che questa margotta dia i suoi frutti, speriamo veramente bene. Ci vediamo nei prossimi video e soprattutto ci vediamo nei prossimi video dove parleremo anche di margotta nei prossimi mesi per andare a vedere come si sta sviluppando questo progetto. Un saluto veramente a tutti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete questo video con i vostri amici bonsaisti. Ciao a tutti, a bomba, sempre. Ciao a tutti ragazzi.